Un'analisi dell'attività amministrativa del Comune di Palagiano relativa al 2021 settore per settore. Siamo con Angela Liverano che è appunto assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione. E allora, parlando di servizi sociali, certamente avete dovuto fare fronte e ci siete riusciti con ottimi risultati alla emergenza pandemica, ma questo giusto per parlare di uno degli aspetti, come dire, più caldi di questa attività. Buongiorno a tutti, sì, questo è stato un anno abbastanza drammatico per tutta la comunità palagianese. Abbiamo dovuto fare fronte all'emergenza Covid, ci siamo riusciti grazie anche all'attività svolta dai nostri amministrativi, dall'assistente sociale, dagli educatori coinvolti all'interno, diciamo, del nostro ente. Abbiamo erogato quest'anno credo 150 mila euro per i buoni spesa, abbiamo dato dei contributi anche per il fitto, abbiamo inoltre stipulato una convenzione con il Banco Alimentare proprio perché le esigenze della popolazione erano tante. Abbiamo avuto la scuola chiusa fino ad aprile del 2021. Quindi parliamo di pubblica istruzione, l'altra sua delega. L'altra mia delega, abbiamo riaperto la scuola nel massimo del rispetto delle norme anti-Covid e siamo stati molto vicini alla popolazione. Prima di avviare la normale attività della scuola abbiamo portato avanti anche un'attività di screening offrendo alla popolazione tamponi gratuiti per il rientro a scuola. Grazie a questi tamponi abbiamo scoperto anche una serie di bambini che erano risultati positivi al Covid. Tutto questo ovviamente senza chiedere assolutamente nulla alla comunità da un punto di vista economico. È stato un anno importante, è stato un anno pesante e ci auguriamo che il 2022 sia affrontato da tutti noi in maniera diversa. La nostra spesa sociale nel corso di questi 4 anni di amministrazione è diminuita, siamo riusciti a recuperare per ogni anno di amministrazione dal 2017 al 2021 all'incirca un 300-400 mila euro, Mimmo vi saprà dire meglio. Abbiamo investito questi Mimmo Catucci che abbiamo già intervistato. Bilancio, sì. Abbiamo potuto investire questi soldini per altro, perché io poi mi sono sempre detta che i bambini dovevano comunque continuare a rimanere all'interno delle proprie famiglie e quindi abbiamo deciso di costruire su ogni soggetto un progetto differente. E ci auguriamo ovviamente di continuare a farlo l'anno prossimo.